E niente, stamattina a una certa io stavo al computer e sento wow 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 wow, ma che è? Io non ce l'ho una suoneria così. Allora sono venuto di qua in cucina, sono andato alla porta, aperto, c'era un signore, un contadino che conosco bene, non so come, adesso lo so, si chiama José Eduardo, ma fino a stamattina non sapevo chi era. Ma l'ho visto, lo vedo tutti i giorni e ci salutiamo, ci sorridiamo, perché lui viene con il suo camioncino, con il suo pickup truck, questi giapponesi che dietro hanno tutto aperto, che ci carichi i cani, il latte, l'acqua, qualsiasi cosa. E viene, parcheggia qui a due passi perché io sono su una stradina senza uscita e poco prima della mia casetta c'è uno slargo dove ci si può fermare e parcheggiare e lui cura per una signora una piccola quinta, una mini fattoria dove ci sono delle galline, dove ci sono degli aranci, dove ci sono delle altre frutte, legumi, patate seminate. Lui viene tutti i giorni e si parcheggia lì bello tranquillo e quindi ci salutiamo. Quando lui arriva, ci salutiamo quando va via e ci salutiamo quando io vado in paese camminando e passo davanti a casa sua perché lui non abita qui. Insomma, te la faccio breve. Miau miau, era lui qua con una faccia un po' triste perché io gli ho esordito subito con un "Oh, buon dia!". Ma lui invece non aveva quello sguardo sorridente abituale. Allora ho detto fra me e me, ma che sarà successo? E lui, in un portoghese super velocissimo che io non saprei riprodurre, mi ha detto tutta una serie di cose che non ho capito niente, ma ho capito la sostanza, che era: guarda che t'ho sventrato la macchina. Mi dispiace, stavo a vedere questo panorama bellissimo, c'erano tutti i trattori che aravano, bro, non mi sono accorto che c'era la tua macchina lì e gli sono andato proprio dentro. Perché io non ho la macchina, però. Puta caso, proprio in questi 2 giorni mi sono fatto prestare una macchina per poter fare qualche giretto qua sull'isola delle commissioni e quindi ho parcheggiato anch'io lì nello slargo sta macchinetta qua. E quindi lui mi prende per mano, amorosamente ovviamente, e andiamo a vedere cosa è successo. E in effetti c'è un bel lavoretto artistico proprio dal lato dove si fa il pieno, quindi lato sinistro posteriore dopo il passeggero. Lui c'è entrato dentro proprio con l'angolo del suo camioncino pick-up, proprio è un carro armato quello, non si è fatto niente. Però la macchina proprio è rientrato un bel buco. Per fortuna che non l'ha fatto direttamente sul buco della benzina, sennò stavamo freschi. Insomma, fatto sta che lui mi ha detto: guarda, io sto qua, è quello che c'è da fare, c'è l'assicurazione, ecco il documento. Anzi, è venuto, siamo tornati qui, ci siamo seduti qua al tavolinetto con questa bella vista che l'aveva distratto. Ho fatto le foto al suo documento, ho chiamato il padrone della macchina, gli ho detto: guarda, tanto io è inutile che ci provo a spiegartelo in portoghese, ci metterei un anno, ti passo una persona che ha delle notizie interessanti e nuove riguardo alla tua macchina, lui sicuramente te le dice bene. E lui infatti gli ha dato la triste notizia a questo mio amico che mi aveva prestato la macchina. E si sono messi d'accordo, già domani si incontrano ad Angra, vanno all'assicurazione e risolvono tutto. Insomma, poi dopo abbiamo fatto qualche foto, sistemato, non ho riempito nessun documento, non ho fatto nessun CID, non ho fatto niente. Lui è stato estremamente gentile e carino. Ma se stavo in Italia, dico, ma quante probabilità c'erano che dopo che qualcuno ti sventrava la macchina, veniva fino a casa tua, che non è che so lontano chilometri, però non sono lì accanto alla macchina così con su scritto "è mia". Viene qua fino a casa mia, perché poi la macchina, ecco, io me la sono fatta prestare, non è la mia, però qua sono svegli, quindi ti vedono, ti salutano tutti i giorni. Ti bussa alla porta e dice: guarda, ti ho sventrato la macchina, che posso fare? Cerchiamo di sistemare le cose. Forse sono troppo negativo, però insomma, l'esperienza mi ha insegnato che in Italia questo, a meno che fossi vissuto in un piccolo paesino dove si conoscono tutti, si vogliono bene, si cercano
di aiutarsi gli uni con gli altri, sarebbe stata una storia diversa. E quindi, nonostante qua ci sono le mucche e le cose sono un po' più primitive che nelle grandi città, ci sono tanti piccoli vantaggi e questo è uno di quelli. Poi la macchina non è mia, io non devo fare niente. Stasera viene il mio amico, si prende la macchina e me ne lascia un'altra così che non mi devo preoccupare. Che posso domandare di più alla vita? Grazie.